Nelle ultime ore Alfredo Pedulà ha parlato del mercato della Juventus, rilanciando una notizia molto importante che ha a che fare con il futuro della Juve, ha a che fare con un interesse evidente, ossia quello di Giuntoli, di rinforzare un determinato reparto. Ci arriviamo, analizziamo il tutto con calma. Io però prima vi devo ringraziare perché siamo arrivati alla fatidica quota dei 60.000 iscritti. Io non so che dirvi, grazie. Grazie davvero di cuore da tutto lo staff di FCM News Sport, perché è un obiettivo importante, un obiettivo che ci eravamo prefissati di raggiungere entro agosto. È arrivato praticamente a metà, diciamo quasi metà luglio, e quindi grazie davvero di cuore. Un obiettivo che veramente per noi era importantissimo. Ogni volta che raggiungevamo la soglia dei 50, 52, 52, dicevamo sempre sì, ma ora l'obiettivo è 60, che l'obiettivo era quello. Quindi grazie, chiaramente a questo punto andiamo avanti. Ora bisogna andare avanti verso non i 61 ma i 70. Bisogna ragionare sempre così, giusto ragionare in grande, ma lo si fa solo quando c'è lavoro, impegno, sacrificio, sicuramente sì, per portarvi sempre servizi e aggiornamenti costanti in tempo reale, ma soprattutto quando c'è anche chi ti sostiene. Quindi senza il supporto vostro nulla sarebbe possibile. Quindi grazie, grazie, grazie. Andiamo a notizie, perché secondo me grazie lo dovrà dire anche Thiago Motta a Giuntoli quando cercherà di rinforzargli il centrocampo, e lo sta facendo molto bene, ma anche la difesa. Perché in difesa, lo sappiamo, è saltato il grande colpo che sperava Thiago Motta, sia Calafiori, però 50 milioni all'Arsenal, beh, anche no. Ed è per questo che quindi si guarda altrove. Ci sono due notizie importanti che ci riporta Alfredo Pedulla. Partiamo dalla prima. L'Arsenal ha messo sul mercato Kivior, e Kivior è stato proposto alla Juventus. La Juventus sta ragionando. Perché? Perché Kivior è da tempo che vi portiamo il nome di Kivior, per una serie di motivi. Punto primo, lo ha allenato Thiago Motta, quindi Thiago Motta lo conosce, e lui preferisce cominciare questa stagione alla Juventus con qualche uomo che conosce già le sue dinamiche. E quindi se non è riuscito a prendere Ferguson perché si è infortunato, non è riuscito a prendere Calafiori perché è andato all'Arsenal, non è riuscito a prendere Zirkzee per i motivi che sappiamo, anche se ancora non è detto, però vabbè, sta di fatto che almeno preferisce avere uno che l'ha allenato ai tempi dello Spezia. Ma c'è un però, anzi, che Alfredo Pedulla ci dice che fin qui la Juve non è convintissima e ha detto allo staff di Kivior che bisogna prendersi del tempo, perché è una trattativa che dovrà essere chiusa più in là. Nel frattempo però la Juve ha chiesto anche informazioni nella trattativa che porta Thuram alla Juve con il Nizza, ha chiesto informazioni anche per Todibo. Todibo è un giocatore che Thiago Motta e Giuntoli apprezzano tanto, tantissimo. È un classe 99, i bianconeri lo considerano un giocatore pronto. Cioè non è un giocatore che, vabbè, arriva lui al posto di Calafiori, vediamo, eventualmente prendiamo lui. No, lui è uno di quei giocatori su cui la Juventus lavorava già da tempo. Era un'ottima alternativa, ve ne abbiamo parlato da tanto tempo. Ed ecco che è finalmente arrivato il quello che potrebbe essere veramente il colpo di mercato importante. C'è però da dire una cosa, che su Todibo le cifre sono più alte, si parla di 30-35, su Kivior c'è soltanto intanto la possibilità di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, soprattutto si parla di cifre intorno ai 20-25, quindi più basse. Anche perché l'Arsenal deve rientrare nella spesa Calafiori. Kivior è dell'Arsenal e Calafiori arriva proprio per arrivare al posto di Kivior. E spende l'Arsenal 50 milioni, quindi magari dice, vabbè, sai che c'è? Una parte magari me la spendo, me la riprendo con la cessione di Kivior. Ci aveva provato 2 anni fa, l'Arsenal prende un gran bel difensore dall'Italia e dallo Spezia, quindi una squadra non top, e prende Kivior, non gli è riuscita benissimo, e quindi va allora dal Bologna a prendere Calafiori. Ripeto, l'ho già avuto allo Spezia, vedremo se sarà un nome che in questo momento affascina, ma staremo a vedere. Occhio, perché siamo anche in attesa di quella che è la situazione legata a Ken. Ken è arrivato a Firenze, visite mediche, ha incontrato Palladino. Alta operazione, signori, geniale, obiettivamente geniale. Alfredo Pedulla ci ha raccontato dell'arrivo di Ken a Firenze con le visite mediche, con la voglia di poter piazzare un ulteriore colpo in uscita. Siamo anche nella giornata dell'arrivo alla Continassa di Thiago Motta.
quello di Thiago Motta è un arrivo che chiaramente lo sapevamo tutti che arrivava, cioè non è che c'era bisogno del video in cui si vede Thiago Motta che cammina e che arriva a Torino. Non è quello che ci fa capire molto, ma si comincia a assaporare quello che è la nuova Juventus, cioè la nuova Juventus comincia a prendere forma e anche questo mercato qua lo vedi proprio come un qualcosa di nuovo, cioè c'è proprio voglia di cambiamento, voglia di grande cambiamento, voglia di provare a forzare un po' la mano con questo mercato, cioè della serie hai un determinato budget, spendilo tutto. Fare una parte sì, una parte no. E quindi vedremo. Occhio perché in questo momento il reparto prioritario è il centrocampo, ma la difesa continua a essere un pensiero per Giunto. Perché se Calafiori non arriva, Thiago Motta dice ok, va bene, però un difensore importante mi deve arrivare. Nella sua testa Kivior può essere quel tipo di giocatore che lo può valorizzare a tal punto a fargli fare qualcosa di simile a Calafiori, anche se Kivior secondo me è un po' più, non è esattamente il Calafiori di turno, però può fare qualcosa che può ricordarlo. Una preferenza c'è però secondo me su Todibo. Cioè Todibo secondo me viene considerato come giocatore un po' più di livello rispetto a Kivior. Cioè Kivior ancora non ti ha fatto capire di essere un grande difensore, perché il salto all'Arsenal ha deluso un po'. Todibo invece secondo me nell'ottica di Giuntoli è uno che se lo prendi insieme a Bremer ti può fare veramente il fortino. Solo che Kivior ti potrebbe arrivare in prestito all'Arsenal con diritto, quindi alla serie non paghi nulla. Il Nizza non lo so se sta lì a darti in prestito Todibo. Anche perché ricordiamoci, era stato praticamente a un passo allo United qualche settimana fa, poi c'è stato un problema burocratico, ha fatto saltare tutto. E Giuntoli, Todibo lo segue già dai tempi del Napoli. Lo aveva individuato inizialmente come sostituto ideale di Kalidou Koulibaly, poi è saltato tutto, ha preso Kim, forse è andata anche meglio. Staremo a vedere, circola anche la voce di Kim, ma in realtà io credo che sia quello un po' più complicato. Però comunque è una Juventus che è lì davanti, o meglio lì dietro, si sta muovendo con molta insistenza. Sarà questa anche la settimana dell'affondo forte su Miners. Miners è un giocatore che sappiamo, è uno che obiettivamente non è che piace, strapiace a Thiago Motta, strapiace a Giuntoli, piace un po' a tutti lì dentro, e quindi è per questo che si vuole fare il grande colpo. E al di là del prezzo, perché molti dicono che 60 sono troppi, per me potrebbero anche se sì un po' troppi, ma domani ti dicono hanno speso 60 per Coop Miners, però poi lo vedi arrivare a Torino, te lo sei dimenticato che è costato 60, perché è uno di quei giocatori che ti sposta in questo momento. E sposterebbe molto l'entusiasmo, la voglia di giocare, la voglia di vedere questa nuova Juventus, ma soprattutto la qualità di questo centrocampo, che partirebbe da 1, quello che avevano l'anno scorso, a 10. Cioè passare da Locatelli, McKennie, Miretti a Koopmeiners, Thuram, Douglas Luiz, tanta roba. Douglas Luiz che è uscito dalla Coppa America, benedetto questo rigore che ha sbagliato, anzi, benvenga, così torna prima, arriva prima a Torino. Arriva prima anche Thuram, questo ho detto no alle Olimpiadi, quindi è una Juventus che si impone. C'è una Juve che ora comincia a fare sul serio. Sarà anche la settimana interessante per Sancho, ne parleremo nei prossimi contenuti, in cui si parlerà tanto di Juve, perché la Juve è davvero protagonista di questo mercato.